Io credo, non ho esperienza di quest'Aula per fare un discorso più generale, ma credo che in 2 anni di dibattiti in quest'Aula, come dire, argomenti così celoduristi della maggioranza non ne ho finora mai sentiti. Quindi finalmente io applaudo alla sincerità dei colleghi di maggioranza, in particolare di alcuni, di Rolfi, abbiamo visto, di Romeo, che dichiarano gli obiettivi veri di questa legge, che sono. Romeo ha definito noi dell'opposizione islamofili, oppure poco fa ha detto che noi siamo innamorati di questa religione. Francamente mi fa veramente ridere questa caratterizzazione. Invece mi sembra che sia molto evidente la vera e propria islamofobia, direi proprio in maniera apertissima ed acuta, islamofobia acuta che questa maggioranza dimostra. Beh, io vorrei semplicemente ricordare quello che avviene nel resto d'Europa, perché credo ancora una volta che possa far capire come questo dibattito, questo testo di legge, ma soprattutto questo dibattito politico, evidentemente, di fronte agli occhi del resto d'Italia, d'Europa e del mondo, caratterizza in maniera molto negativa chi amministra questa regione in questo momento. Una vera e propria islamofobia. Vorrei ricordare che in Italia sono regolarmente residenti 1.800.000 persone, 450.000 in Lombardia, appunto regolarmente residenti, quindi che lavorano, pagano le tasse. E di fronte a questi cittadini il messaggio che arriva da questa maggioranza non è quello di un governo. Di una gestione di un fenomeno, cioè di fronte a tante persone, di fronte al fatto che ci sono già in Lombardia in questo momento 700 luoghi, non le stanze di casa propria, dove questi 450.000 cittadini al di fuori, quindi nella propria casa, si recano a pregare. Beh, noi, quest'Aula, la maggioranza, va a dire al resto del mondo che preferisce tenerli in quelle catacombe piuttosto che regolare questa materia in maniera, come dire, più aperta e più coraggiosa, certamente più coraggiosa, perché io ritengo questa scelta della maggioranza semplicemente una scelta in realtà, come dire, di pavidità di fronte ad un fenomeno, il fenomeno della presenza già oggi di 450.000 persone di religione musulmana, tra i quali vorrei ricordare anche cittadini italiani o persone nate in Italia, in Lombardia. Dicevo, io, come ho detto in commissione, vorrei riportare qui l'esempio, uno degli esempi più significativi secondo me, quello della Francia, che è stato oggetto appunto di attentati terroristici non più tardi di 20 giorni fa. In Francia sono residenti 5 milioni di musulmani e hanno già oggi 2.200 moschee. Bene, se noi facessimo un rapporto rispetto ai 450.000 residenti di regione musulmana in Lombardia, ci accorgeremmo che se dovessimo, come dire, uniformarci la situazione della Francia, dovremmo già avere sul nostro territorio 200 moschee, no? Credo che il calcolo sia semplice da fare. Beh, l'unica moschea oggi regolare, diciamo, ufficialmente costruita in Lombardia è nel territorio del comune di Segrate, poco distante da noi, un comune confinante appunto con il comune di Milano. Questo credo che dà evidenza, una delle prime evidenze di come quella che io definisco sia questa battaglia della maggioranza, una battaglia innanzitutto di retroguardia, perché significa veramente caratterizzare questa regione, come dire, in una posizione certamente non di, come dire, avanguardia rispetto al resto d'Europa. Vorrei anche far riflettere sul fatto che la Francia, con questa presenza di musulmani, dopo i fatti, i tragicissimi fatti di Parigi che hanno inquietato tutti, credo che in Francia non sia nato un dibattito a livello nazionale, serio, ovviamente qualcuno ne avrà parlato, immagino, da qualche parte, un dibattito sul limitare, visto che ne hanno già 2.200 moschee, di limitare la costruzione di nuove moschee, per di più attaccandosi a mezzucci urbanistici, perché io così li reputo, dei mezzucci urbanistici con cui questa maggioranza, non riuscendo, non avendo la capacità di affrontare questo tema nella sua sede naturale, perché tutti gli argomenti che abbiamo sentito finora sono, lo ripeto, la gran parte argomenti di un dibattito in Parlamento sul tema immigrazione e sicurezza. E dicevo, la Francia non ha affrontato il tema
dal punto di vista urbanistico sul limitare la costruzione di nuove moschee, o addirittura, come qualcuno ha detto in qualche battuta, beh, che se ne vadano se non hanno i luoghi in cui ufficiali in cui pregare. Ma l'ha affrontato dal punto di vista da cui si deve affrontare, ossia esclusivamente della sicurezza, aumentando mezzi alle forze dell'ordine e adottando una serie di misure dal punto di vista della sicurezza. Quindi io penso in definitiva che questo testo di legge sia semplicemente una illusione abbastanza ridicola, lo voglio sottolineare, che questa maggioranza vuole porre di fronte ai propri elettori, che limitare la costruzione di moschee in Lombardia i problemi dei terribili musulmani in Lombardia. Questo è il messaggio che si tenta di far passare. Io credo che sia un messaggio semplicemente ridicolo, prima che vergognoso dal punto di vista della oggettiva limitazione del diritto di culto in Lombardia. Io credo che su questa riflessione forse ci si è soffermati ben poco. Gli obiettivi, la fretta con cui è stata condotta la discussione su questo testo di legge, ancora una volta è ingiustificata dal punto di vista, come dire, di poter ragionare come si deve su una tematica così delicata. Io ho visto oggi, ancora oggi, la maniera convulsa con la quale abbiamo dovuto prendere in considerazione gli emendamenti della maggioranza, che si è auto-applicata proprio per limitare gli aspetti più critici e più vergognosi di questo testo di legge, ma ne rimangono comunque altri di cui parleremo in sede di presentazione e votazione degli emendamenti. Lo ha fatto, ripeto, in maniera molto parziale, ma l'ha fatto anche in maniera convulsa. Io ho assistito a dei dibattiti in cui ancora non c'era certezza e chiarezza sull'effetto finale di alcuni emendamenti, ad esempio rispetto alla costruzione di nuove chiese cattoliche, piuttosto che sull'impatto che si avrà complessivamente con questo testo di legge e con le modifiche aggiunte da pochi minuti su tutte le confessioni religiose presenti in Lombardia. Vorrei appunto ricordare ancora una volta come su questo testo di legge siano stati emessi ben 3 pareri dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale, molto critici su diversi punti del testo di legge che sono rimasti nel testo. Vorrei ricordare che tutte le 11 confessioni religiose si sono espresse in maniera molto netta, chiara e precisa su questo testo di legge, dicendo che la cosa migliore da fare era semplicemente di ritirarlo, perché nessuna di queste confessioni religiose sentiva e sente l'esigenza di queste norme urbanistiche nella regione Lombardia. Come dire, governare un fenomeno così complesso come l'immigrazione e la presenza di un numero consistente di cittadini, di residenti, di religione musulmana in Lombardia con questi mezzi mi sembra veramente un'ottica miope, un'ottica perdente che questa maggioranza ha deciso di imboccare, assumendosi una responsabilità, credo, di fronte al mondo, una responsabilità di porre, io credo, la Lombardia, di trasformarla di fatto con questi mezzucci urbanistici in una delle regioni più oscurantiste d'Europa. Grazie. E il modo tipico di governare del centrodestra della Lega, che è quello di speculare politicamente e alimentare un fenomeno come quello dell'immigrazione e dell'insicurezza, perché ditemi una norma seria in questo senso, per poi camparci politicamente. Questo è il risultato, questo è il modo tipico di governare della Lega e del centrodestra. Si potrebbe dimostrare anche sull'immigrazione con tutti i provvedimenti che non sono stati assunti da governi di centrodestra o assunti da governi di centrodestra hanno peggiorato la situazione dell'immigrazione, in particolare l'immigrazione irregolare. Basterebbe ricordare la Convenzione di Dublino II che è stata approvata dal governo Berlusconi nel 2003. Ma al di là di questo, tornando alla tematica strettamente urbanistica, ripeto, si va a vendere alla popolazione della Lombardia, compiendo, ripeto, un'invasione di competenze statali e ledendo principi costituzionali, invadendo l'autonomia dei comuni. Si è detto più volte servono regole omogenee per i comuni, noi pensiamo che non sia assolutamente così. I comuni hanno già tutti gli strumenti urbanistici per intervenire in quest'ambito, ma soprattutto a livello politico, questo per chi parla sempre di autonomia, di sussidiarietà degli enti locali rispetto ai cittadini,
cittadini. I comuni politicamente sono il soggetto più titolato a gestire un progetto nei confronti di nuove attrezzature religiose, nei confronti della propria cittadinanza. Vale per il comune di Milano come per qualsiasi altro comune della Lombardia, quindi potremmo anche tacciare queste norme di dirigismo della regione, che spesso, Maroni, sentiamo parlare di autonomia degli enti locali in Lombardia. Questo è vero e proprio dirigismo della regione nei confronti di un comune che ha solo una finalità, come ho detto, propagandistica per la maggioranza. Quindi il nostro voto sarà convintamente contrario. Grazie.